Signore e signori, bentrovati, bentrovate, bentrovati al nostro quarto appuntamento di oggi, martedì 15 dicembre. Ci ritroviamo ancora una volta in videoconferenza per l'incontro sulla voce romantica e la cantata scenica, l'evoluzione stilistica. Questa sera l'incontro sarà affidato alla nostra preparatrice vocale Annarita Di Giovine Ardito, che io saluto ovviamente, e colgo l'occasione per salutare tutte quante voi e tutti quanti voi per ringraziarvi di essere presenti questa sera, di portare avanti questa nostra effervescenza musicale anche in questi tempi un po' sospesi. Prima di passare la parola ad Annarita, saluto gli amici del consiglio direttivo, quindi un saluto a Michele che è a fianco ad Annarita, un saluto a Pino, Enzo, vedo Alessandra, un bacione a Carla che ci segue e ovviamente sono felice ancora una volta di essere qui con voi questa sera. Vi dicevo, stiamo per concludere il progetto Look at the World e credo che questa sera a mezzanotte chiuderemo un po' l'intero processo, almeno la prima fase, perché poi affideremo il lavoro a Pino e a Luigi che si organizzeranno per il montaggio, editing, eccetera, eccetera. Quindi l'appuntamento sarà per il 24 di dicembre alle ore 6 faremo il lancio in pompa magna. Domani sera, ore 19, per tutti coloro i quali avranno voglia di essere in compagnia ancora una volta con noi, ci saremo presenti su Arcop Web TV in videoconferenza con amici del Politecnico di Bari, quindi dell'Università di Bari, e cercheremo di raccontarci in una chiacchierata amichevole quello che sarebbe già dovuto accadere quest'anno, ma che accadrà l'anno prossimo, quella che è appunto la celebrazione dell'anno internazionale del suono. E ovviamente il suono inteso, diciamo, a 360 gradi, nella quale celebrazione ovviamente noi come parte musicale ci vogliamo essere. Quindi in un'oretta con Nicola Cufaro Petroni dell'Università di Bari, a Francesco Martellotta del Politecnico di Bari, a Michele Dalba del Politecnico di Bari, ci sarà ancora Gennaro Nunzianchi come co-direttore artistico dei progetti dei concerti del Politecnico, ci sarà Ettore Dalvani, Fegnarco, ci saremo un po', insomma, tutti quanti noi e avremo il piacere di chiacchierare attorno a tutto questo. Passerei la parola quindi ad Annarita e noi ci rivediamo più avanti. Un bacione, buon lavoro. Annarita, ci senti? Perfetto, eccoti qua. Sì, Annarita, perfetto, vediamo tutto. Ok, lo sento. buonasera a tutti e bentrovati. Non vi nascondo la mia grande emozione nel ritrovarvi e nel dover essere la relatrice Io li del sento, ma non li vedo. nostro quarto incontro in video di questo percorso preliminare allo studio dei Carmina Burana. Un percorso che sicuramente ci farà affrontare l'opera con una maggiore consapevolezza, essendo appunto partiti da tutta una serie di analisi storiche e stilistiche. Come sapete, io sono stata chiamata come supporto alla vocalità e a quella che è la gestione dello strumento voce. E per il nostro primo incontro ho pensato di proporvi la condivisione del percorso che la voce ha avuto fin dalla sua origine, guardando alla sua evoluzione e alla sua applicazione stilistica a seconda delle varie epoche. Gli argomenti che tratteremo: la voce nel tempo, il canto gregoriano, polifonia e musica antica, la voce romantica, la cantata. Vi faccio una premessa. Quasi tutto quello che io vi dirò è scritto sulle slides, in modo da potervi lasciare testualmente il contenuto del nostro incontro.
L'approccio ad una composizione necessita, tra le altre, di un'analisi interpretativa, al fine di rendere l'esecuzione il più coerente possibile con l'epoca di riferimento. Tra gli elementi oggetto di analisi, particolare importanza è da attribuirsi alla natura dello strumento utilizzato. Naturalmente noi faremo qualche riflessione sullo strumento voce con un breve excursus tra epoche e stili diversi. Iniziamo dalla voce nella preistoria. La voce nella preistoria apparteneva ai suoni della natura. L'esigenza della fabbricazione del suono nacque dal bisogno di imitare o evocare i fenomeni naturali, al fine sia di essere eseguita per riti propiziatori e sia per scongiurarne l'arrivo. Naturalmente la voce iniziò ad essere scoperta dall'uomo anche per esigenze personali, per bisogni personali, per chiedere aiuto, anche per condividere le proprie emozioni. Dalla preistoria arriviamo alle prime civiltà. La prima civiltà ad affrontare la musica ed il canto con cognizione di causa fu quella dei Sumeri. La pratica era legata soprattutto alle attività religiose. I musici e i cantori occupavano un importante posto in società, tanto da sedere anche al fianco dei re e degli imperatori. La teoria musicale in Mesopotamia rappresenta il punto di partenza dell'attuale sistema musicale europeo. Con gli Egizi abbiamo le prime testimonianze musicali. La voce viene utilizzata anche per i riti spirituali e per la magia. Nelle città che si susseguono, Egizi, Romani e Greci, la musica e l'utilizzo della voce subiscono varie evoluzioni e rivestono carattere di importanza a seconda dei momenti storici. Con i Greci abbiamo l'avvento, no, della tragedia e della commedia greca, dove nasce una esigenza vocale di maggiore sonorità. I Greci recitavano declamando le loro opere e indossavano delle maschere che a livello della bocca avevano delle protuberanze proprio per amplificare nel miglior modo la loro voce, in modo che arrivasse molto più lontano. È proprio di qua che il termine voce in maschera viene ripreso. Con i Romani invece la musica e la voce si espandono nel loro campo di azione e dalle cerimonie arriviamo al teatro, dei funerali, all'intrattenimento, soprattutto in occasione di sontuosi banchetti alla corte dell'imperatore. Da qui arriviamo alla nascita del canto gregoriano. Canto gregoriano. Il canto gregoriano è preghiera cantata e pertanto il suono deve essere leggero, legato ed umile. Anche quando si esprime la lode gioiosa, il suono sarà più partecipato, ma non dovrà essere grossolano o gridato, né impostato. Il cosiddetto suono portato sul fiato, un suono leggero, lì dove l'appoggio diaframmatico addominale deve essere lieve, la pressione aerea deve essere lieve. Il gregoriano è un canto del silenzio, nasce dal silenzio, è una preghiera e in quei momenti ci si rivolge a Dio. Non siamo solo cantanti o musicisti. Anche chi non ha il dono della fede deve ricordarsi che sta praticando il canto sacro per eccellenza
E perciò, con il comportamento e con l'espressione vocale adatta, deve rimanere nell'ambito della lode e della preghiera. Dal canto gregoriano passiamo alla polifonia. La polifonia è la musica a cappella. E con la polifonia si incomincia a parlare di un equilibrio di voci e di una partecipazione finalmente ad un progetto corale vero e proprio. La performance musicale, senza parte strumentale, diviene tecnica vocale ed è essenziale. Il solo strumento è la voce. Il corista canta tra una molteplicità di voci indipendenti e insieme costruiscono un'unica armonia e con un'intesa, una reciprocità di intenzioni formatesi con la pratica quotidiana. Ogni giorno loro cantavano, ogni giorno si esercitavano curando la voce e dando una linea melodica pura e lieve. Le parole diventano cantonità delle singole parti, in accordo e a volte in contrasto, ma sempre come espressione del testo che diventa musica. In questi ambiti si muove la vocalità del tempo, emissione naturale, caratterizzata da contrazioni poco vigorose delle corde vocali e da un'impostazione della mandibola atta a consentire la corretta e chiara pronuncia del testo. Questo tipo di impostazione vocale favorisce la flessibilità e l'agilità del suono più che la potenza del suono. La laringe viene tenuta alta per non ridurre l'attitudine della lingua ad articolare le diverse vocali. Con la musica antica si evolve nel tempo l'ingresso degli strumenti musicali, prima a sostituire qualche voce e successivamente come organici sempre più strutturati a supporto della voce. Nel frattempo la scrittura lineare melodica contrappuntistica si trasforma sempre più in quella verticale armonica che si concretizzò nella scrittura accordale. Ecco l'ingresso dello strumento che prima canta e quindi esegue la parte melodica del canto e poi invece diventa accompagnamento e supporto alla voce. La melodia era svolta appunto dalla voce più acuta, che era sostenuta da un basso generatore di accordi che sostituivano le altre voci, il cosiddetto basso continuo, in contrapposizione appunto con quello invece delle composizioni polifoniche, basso interrotto. Gli strumenti erano tributari alla voce che rimaneva sempre l'elemento predominante, quindi puramente accompagnamento musicale alla voce. La musica antica era per le platee ristrette di persone e per luoghi non eccessivamente grandi. La voce, pertanto, non aveva esigenza di particolari sonorità. L'emissione vocale, l'emissione del suono, avveniva attraverso un atteggiamento fonatorio basico, che produceva una voce utile sia per estensione che per potenza ed omogeneità. Ma come pensare la vocalità dell'epoca per le esecuzioni di oggi? Nei trattati di prassi strumentale spesso si legge che il primo compito dello strumentista è l'imitazione della voce umana e che di conseguenza ciò che si sente realizzato nell'esecuzione dai suonatori di strumenti antichi, naturalmente di quelli musicologicamente preparati, dovrebbe costituire lo spunto per l'interpretazione delle musiche vocali. Ma è noto però che la tecnica vocale non può essere tramandata, perché si insegna solo per induzione e per riscontro. Pertanto possiamo solo immaginare il mondo sonoro dell'epoca.
Sulla prassi vocale legata alla musica antica, le innumerevoli ricerche effettuate nel tempo non hanno portato a conclusioni assolutamente attendibili. Pertanto, come luogo comune, si è diffuso il principio che per fare vocalità antica fosse sufficiente allontanarsi dalla prassi romantica e verista. Noi, sicuramente non potendo ricostruire le sonorità dell'epoca, c'è da dire poi che con il tempo queste sono state anche appiattite dall'avvento del sistema temperato, possiamo solo immaginare, traendo spunto appunto da trattati relativi agli strumenti dell'epoca. Ecco qui che inizia la lotta contro l'odiato vibrato. Sembrava che bastasse cantare con voce fissa per realizzare la prassi antica, senza tener presente che il vibrato è una componente fondamentale dell'espressione vocale umana e non un elemento caratterizzante di questa o di quell'epoca. Purtroppo non è mai esistita una corretta scuola vocale per la musica antica. Con il passare del tempo si è arrivati ad accettare un tipo di vocalità che avesse almeno caratteri liberistici. Di fatto la pratica attuale, il canto antico, più che da una ricerca autentica sulla vocalità preromantica, potremmo definirla come figlia della tradizione liberistica. Vi siete mai sentiti dire e chiedere di non vibrare ma di cantare con la voce fissa? Sicuramente avrete sentito dire non vibrate, e vi posso assicurare che questa è alquanto un'espressione impropria, pertanto bisogna cercare di interpretare le richieste dei maestri. Perché? Perché, come appena finito di dire, il vibrato è una componente fisiologica della corda vocale. Attraverso la vibrazione delle corde vocali noi abbiamo l'emissione del suono, per cui magari si potrebbe chiedere un vibrato più controllato o modulato attraverso un migliore appoggio, che sicuramente, se assente, può provocare quella voce detta ballerina o, nel nostro gergo, detto voce a pecorella. La voce invece liberistica è quella voce che, con cui l'emissione vocale risulta sicuramente meno impostata, meno armonizzata, meno sonora, ma sempre con grande rispetto della parola. Il XIX secolo ha segnato una profonda trasformazione della natura degli strumenti musicali. Parallelamente c'è stato anche lo sviluppo nel mondo in cui la voce veniva prodotta. Si passa da una maniera più leggera ad una maniera più fiorita, derivante dalla pratica della musica antica ad uno stile più intenso e nitido. L'esigenza di trasformazione nasce dal fatto che ora la voce deve confrontarsi con formazioni orchestrali sempre più imponenti. Pertanto il fattore potenza di voce diventa di primaria importanza. Uno storico trattato di Manuel Garcia, impresario teatrale, cantante e maestro di canto, cerca di superare il precedente carattere empirico della didattica vocale, sostanziandola con approfondite nozioni di fisiologia. Vengono introdotte così le nuove tecniche e iniziamo a parlare di passaggio di registro vocale, no, lo studio e la preparazione attraverso il vocalizzo, la respirazione diaframmatico-costale, la respirazione diaframmatico-addominale, che ancora oggi sono alla base dello studio del canto. Un altro importante sviluppo vocale introdotto dal maestro Garcia è stato l'uso dei timbri diversi, voce chiara e voce scura.
Questi colori scuri sono il risultato di un canto cosiddetto impostato, o un canto in maschera. La voce risulterà così più rotonda, amplificata da un corretto uso degli organi fonatori e della cavità di risonanza. Con questo modo di cantare, il timbro delle vocali viene modificato in modo che la voce italiana A suoni come una O, la E si avvicina alla E francese, la I alla U francese e la O alla vocale U. Moderni studi scientifici hanno dimostrato che questa impostazione vocale contribuisce a formare una banda di risonanza in grado di proiettare il suono al di sopra di quello dell'orchestra. Questo modo di cantare è ormai quasi universalmente adottato nei teatri d'opera di tutto il mondo. Registri vocali, il legato. Con lo sviluppo di una produzione vocale più pesante e scura, l'Ottocento assistette all'evoluzione dei diversi registri vocali. Non erano solo voci sviluppate per produrre più peso e riuscire a tenere testa all'orchestra, a orchestre grandi e sonore, ma le diverse qualità vocali venivano sfruttate ai fini drammatici. Così nasce l'eroina con il soprano, la femme fatale con il mezzo soprano, la madre e la confidente con il contralto, l'amante e l'eroe tenore romantico, mentre le voci maschili più basse forniscono alcuni dei ruoli più drammaticamente e psicologicamente interessanti. I ruoli baritonali di Verdi, per esempio, sono nelle figure paterne, nei nobili, nei cattivi, eccetera. Con il tempo le voci maturano anche nel lirico spinto, voce lirica più presente, capace di qualità drammatiche spesso utilizzate per grandi ruoli dell'opera. Nel suo trattato, Garcia ritiene assolutamente necessario l'esercizio del legato perfetto per una convincente interpretazione del repertorio solistico. Il passaggio tra una nota e quella successiva deve essere graduale e deve avvenire tramite il portamento che anticipa la nota successiva fino ad arrivare ad essa. La forma musicale conosciuta come cantata, come gran parte delle forme musicali vocali e strumentali, è di origine italiana ed è legata allo stesso contesto culturale da cui deriva l'opera. Semplicisticamente possiamo dire che la cantata è una piccola opera per proporzioni e perché è spogliata dell'azione scenica. Iniziamo dalla cantata sacra. La cantata sacra si sviluppa principalmente in Germania ed è il massimo esponente, il compositore tedesco Johann Sebastian Bach. La cantata sacra viene concepita per l'animazione della liturgia evangelica e presenta una grande sapienza polifonica, una buona cura del trattamento delle voci e un impianto strutturale articolato in più parti. Con la cantata profana si recepisce una struttura formale dell'opera in quanto abbiamo le arie, i recitativi, i duetti, i cori e brani strumentali e le ambienta in una dimensione meno drammatica e più mondana. Gli argomenti della cantata sono spesso mitologici, amorosi, talvolta scherzosi ed umoristici, così come era in uso nelle convenzioni letterarie dell'epoca. Essa nasce come genere cameristico ed è destinata ad allietare le riunioni di domiltà ed alta borghesia. E qui arriviamo alla nostra cantata, la cantata scenica di Carmina Burana. La cantata è basata su 24 poemi trovati tra antichi testi medievali e viene concepita come uno spettacolo che combina diversi linguaggi espressivi. Abbiamo musica, balletto, teatro,
dove musica e canto sono accompagnati da strumenti e mimi che evocano atmosfere magiche e a volte surreali. Infatti il titolo completo dei Carmina è proprio Carmina Burana, Canciones profane cantoribus et choris cantande, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis. Con questo concludo il mio primo incontro e se volete possiamo aprire un dibattito, se mi volete chiedere qualcosa di più specifico inerente a questo piccolo percorso vocale che è lo strumento della voce. Eventualmente se qualcuno vuole fare delle domande può eventualmente anche scriverle nella chat e io poi le raccolgo e le porto ad Annarita. Facciamo in questa maniera? Facciamo così, Annarita? Annarita, ci sei? Annarita? Annarita, non ti sentiamo. Annarita, eccoti qua. Ecco, adesso sì. Vai, Annarita. Eventualmente chi ha necessità può scrivere le domande nella chat. Procedi? Sì. Eccoti. Irma ci chiede quale tipo di vocalità sarebbe da applicare ai Carmina. Annarita? Aspetta, Pier. Ah, eccoti. Voglio togliere il... Ah, ti vuoi togliere la schermata, la condivisione? Te la tolgo io. Eccola qua. Fatto. Ok. Vedi. Allora, vocalità da applicare ai Carmina. La vocalità da applicare ai Carmina è assolutamente una vocalità... la cosiddetta vocalità in maschera, quella vocalità che comunque deve avere punti risonatori importanti e concatenazioni vocali delle varie corde che si intersecano tra loro. Come fare? Comunque applicando quelle che sono le tecniche di cui abbiamo sempre parlato. Per cui un abbassamento della mandibola che deve risultare naturale e morbido, una lingua morbida a cucchiaio dove la punta della lingua deve incontrare l'arcata dentale inferiore e un palato molto alto da poter avere e riscontrare i vari punti risonatori della parte mascherale alta, zigomi, setto nasale, e parte mascellare da poter risonare meglio la voce, quindi una voce comunque potente, una voce comunque calda, una voce rotonda, di dove appunto, come abbiamo detto, le vocali devono essere arrotondate, devono essere molto più vicine alle vocali francesi. Ci viene chiesto anche, Marita, le donne cantavano il gregoriano? Dai tu la risposta. No. Erano prettamente e solo uomini che cantavano gregoriano. Anche perché il gregoriano ovviamente era messo in ambienti in cui le fanciulle in quei tempi non erano molto apprezzate, tant'è che poi successivamente sono proprio i fanciulli a sostituire le voci delle signore. Sì, le voci dei pueri cantores, appunto. Bene. Non ci sono altre domande? Per adesso vogliamo continuare, Annarita? Tanti? Sì. Ecco, se vuoi condividere di nuovo lo schermo. In modo da dare la possibilità di rivederlo? Non so, tu vuoi dare qualche altra informazione? La mia...
presentazione riguardo l'incontro di oggi è finita. Perfetto. Allora, il prossimo incontro invece sarà inquadrato solo e soltanto sulla partitura di Carmina Burana e le quattro voci, come dovranno lavorare. Perfetto, ottima cosa. Quindi allora lasciamo ancora aperto 5 minuti la possibilità a tutti quanti voi di poter intervenire, di poter fare delle domande dirette. Sì. Prego, signori, eventualmente qualcuno vuole chiedere qualcosa in particolare. Ma ti chiedo io, Narita, la differenza tra l'approccio femminile e maschile, cioè quale sarà il comportamento vocale dei maschietti e quale, tu parlavi di potenza, effettivamente Carmina Burana sono una pagina che di impatto ti danno il senso appunto della prepotenza, forse più che della potenza. Quindi ci sono delle caratteristiche che devono essere un po' sottolineate maggiormente nei fanciulli, nei maschietti, piuttosto che nelle femminucce? Beh, sicuramente il maschietto deve totalmente essere una voce virile, una voce comunque intensa e quasi lirica, lirizzante. La donna lo stesso si vede comunque qualità, per cui è assolutamente una voce mascherale, una voce lirica. Bene, perfetto. Quindi poi avremo ovviamente modo di poterle sperimentare un po' più nel dettaglio queste cose quando andiamo ad esaminare le quattro cose. Ovviamente è complesso parlare di vocalità. Di qualcosa che non puoi toccare, che non puoi provare ovviamente dal vivo. Ci chiedono ancora, nell'opera sono previste, Pina Marti, coro dei bambini, e quindi ci sarà effettivamente sì, nei Carmina sono previsti. Nei Carmina ci sono i cori dei bambini. Qui no, magari rispondo io. Noi li potremo avere, però è prevista il coro. Il coro dei bambini sono previsti nei Carmina. Sì, ovviamente per una questione anche gestionale, organizzativa, abbiamo immaginato di realizzare questa produzione senza coro di voci bianche, però effettivamente nella pagina di Carmina c'è. Sì, questo era previsto. Anche in passato noi abbiamo già prodotto i Carmina, se non ricordo male nel 2012, 11, 13, ci do memoria, e anche in quell'occasione la massa corale non aveva la presenza delle voci bianche, ma è una cosa che viene fatta spesso, ecco, se voi in giro per l'Europa ascoltate esecuzioni dei Carmina, spesso vi trovate insomma l'assenza dei fanciulli. Non so se Annalita può essere d'accordo con questa... Sì, assolutamente. Bene, se non ci sono altri interventi, possiamo darci appuntamento a domani e poi a dopodomani, per poi concludere il 21 di dicembre. Quindi il 21 di dicembre vi anticipo che ovviamente noi non soltanto... avremo modo di raccontarci della vocalità applicata ai Carmina Burana, quindi questa specifica tecnica vocale utilizzata all'interno della cantata, ma ne approfitteremo ovviamente per farci gli auguri di Natale e di buon anno, con l'auspicio che il prossimo anno sia un po' diverso. Bene, quindi se non ci sono altri interventi, io ne approfitterei per ringraziare Annalita, ovviamente. Avrete modo di poter rileggere, rianalizzare, riguardare queste informazioni da domani in offline, quindi il webinar di oggi sarà, come i tre precedenti, caricato nella giornata di domani, per cui nel corso delle prossime settimane, quindi sicuramente dopo Natale, se non avremo modo, sicuramente non avremo modo di incontrarci, ma avremo sicuramente la possibilità di studiare qualche tecnica a distanza che ci permetta di cominciare a lavorare anche voi direttamente sulle parti. Qui sicuramente consigli vocali vi saranno molto molto utili. Per cui
ci vediamo domani sera con gli amici che avranno il piacere di essere con noi collegati. Ci vedremo poi dopodomani con l'ultima lezione di Crastolla e lunedì con l'ultima lezione del primo ciclo di Anna Rita, del primo ciclo dei nostri webinar. Quindi ancora grazie a tutti quanti voi, grazie a Anna Rita, grazie poi a Pino, Michele, Enzo, Alessandra che sono collegati con noi e soprattutto un grazie, una buonanotte a tutti quanti voi e che la notte sia meravigliosa. Sognate tanta musica. Buonanotte. Buona serata. Ciao, buonanotte. Buona serata a tutti.